Ciao, benvenuto sul mio canale YouTube. Io sono Gabriele e dal 1999 mi occupo di sport e di far star bene le persone. Oggi in questo video voglio spiegarti un concetto semplice, ma subito molto chiaro ed immediato per far sì che tu ti alleni nella maniera più corretta possibile. Molte persone confondono il concetto di movimento con il concetto di allenamento. Se tu vai in palestra e fai un po' tutti gli esercizi che ti sono stati suggeriti senza un controllo, senza un programma, senza una scaletta da seguire, beh, mi dispiace per te, ma ti stai muovendo, che va benissimo, ma non è allenarsi. Per allenarti hai bisogno di avere ben programmato i vari step da seguire. Se prendiamo la definizione di allenamento, cioè una successione di stress programmati atto al raggiungimento di uno o più risultati, beh, hai bisogno di controllarti e di misurare. Quindi, per verificare se ti stai muovendo o ti stai allenando, molto semplice. Sai già da dove partivi? Perché se non ti sei misurato in partenza, ovviamente non puoi misurarti neanche dopo, non c'è un termine di paragone se stai migliorando oppure no. Se invece hai deciso di allenarti e non sai come monitorarti, ti do dei piccoli suggerimenti. Il primo suggerimento, molto semplice, è acquista un cronometro, uno qualsiasi. Già avere un tempo per ogni esercizio e per ogni tempo di recupero che ti dai dopo gli esercizi, già quello è un termine di paragone molto funzionale, molto semplice, molto pratico, che ti danno subito l'ordine di idee se ti stai allenando in una maniera corretta oppure no. Se, mettiamo il caso, fai 10 minuti di corsa e basta, non hai un termine di paragone se stai migliorando. Se invece nei 10 minuti di corsa hai percorso più chilometri, vuol dire che stai già migliorando. Se vuoi fare 10 minuti di corsa e altri 10 minuti di corsa, quindi divisi in due blocchi, monitorare se il tempo di recupero di cui hai bisogno aumenta o diminuisce, questo è già un ottimo riferimento, vuol dire che stai migliorando la tua resistenza. Quindi, vuoi muoverti? Perfetto. Con piacere puoi iscriverti in qualsiasi centro o a fare attività all'aperto per il gusto di farlo ed va benissimo. Ma se invece vuoi allenarti, affidati a un professionista che ti darà i riferimenti per misurarti all'inizio e misurare ogni tuo piccolo miglioramento. Vedrai che otterrai ottimi risultati. Ti aspetto per altri video, metti like e follow al mio canale.